Bene, io vi ringrazio di essere qui, presenti, per il vostro tempo e il vostro interesse. Come Accademia per l'Anima, il Corpo e lo Spirito, Accademia ACOS, organizziamo diversi incontri, diversi momenti di scambio, confronto, condivisione, divulgazione, formazione a quello che può essere un percorso di consapevolezza, di ricerca interiore, di studio attorno ai grandi temi della tradizione spirituale, d'Oriente come d'Occidente. Si svolgono diversi incontri, ricordo il primo giovedì di ogni mese si svolge un incontro di ingresso libero e gratuito all'Associazione Culturale La Pagina, che si trova in via De Filis. Quindi ogni primo giovedì del mese, alle ore 21, c'è questo appuntamento fisso. E poi attraverso il sito internet accademiaacos.it potete avere notizia di tutte le attività che vengono proposte, che si svolgono a Terni e non solo a Terni, ogni tanto anche a Roma ci si sposta, eccetera, eccetera. E come Accademia io sono veramente onorato e grato per avere qui il professor Marco Buzzi, che io ho conosciuto leggendo i suoi libri e quindi pensando bene di contattarlo, mi ha veramente colpito intanto una certa sintonia di fondo e poi sicuramente il modo con cui ci pone di fronte ha una presa di coscienza necessaria e inevitabile, cioè quella crisi che non è solo politica, economica, di cui tanto si parla, ma è una crisi antropologica, oggi evidente, oggi palpabile. E per cui ecco la necessità, la proposta di un, come dice il professor Buzzi, ricominciamento, cioè la necessità di un rinnovamento, di un ricominciare, di un prendere coscienza. È un'inquietudine sana, tant'è vero che poi i suoi gruppi di meditazione si chiamano Darsi Pace, quindi è anche un prendere atto e darsi pace in questo prendere atto di quello che sta accadendo, ma è una pace comunque gravida di inquietudine, perché la volontà di questo cambiamento si sente sempre più impellente, un cambiamento individuale che poi può preludere a un cambiamento collettivo, un cambiamento spirituale, in quanto la spiritualità, come stasera probabilmente, spero, possa sottolineare il professor Buzzi, non è qualcosa di metafisico, di astratto, di strano, di fantasioso, di inutile, ma anzi la spiritualità guida quello che poi diventa realtà sociale, diventa realtà politica, economica, diventa la realtà quotidiana di tutti i giorni, quindi un ricominciamento che necessariamente da questa presa di coscienza diventa volontà spirituale di ritrovare, mettere in discussione, rinnovare i propri percorsi esistenziali, individuali e poi, chissà, per piccoli gruppi e poi invitando l'umanità forse ad un ricominciamento collettivo. Il professor Buzzi, poeta, scrittore, filosofo. Tra l'altro i suoi libri oggi qui alla Libreria Paoline sono a disposizione, li trovate lì tutti esposti, lui cura una collana e tra l'altro oggi i libri della collana Crocevia, come mi dicevano, sono anche acquistabili con uno sconto, quindi c'è anche la possibilità di beneficiare di questa promozione e sono testi che seguono un percorso che non è solo teorico, mi spiegava prima Marco che seguono in realtà un lavoro molto pratico che viene proposto attraverso i suoi gruppi di meditazione dai quali nascono poi questi testi come guida pratica e quindi non solo così mentale, teorica, culturale, dotta e intellettuale, ma guidano proprio nella pratica un percorso molto concreto di lavoro su se stessi.
mi taccio, mi trasformo in cameraman e lascio la parola, rinnovando la mia gratitudine al professor Maggiore. Grazie. Bene, anch'io naturalmente ringrazio Carlo per questo invito e le Paoline che ci ospitano. Qui sono in fondo tra amici, quasi tra parenti, mi verrebbe da dire, perché vedo qua il nostro gruppo umbro e di Terni che frequenta il nostro lavoro alcuni da. Io dal 2004. Da 12 anni, quindi in questo senso. E quindi sarà un'occasione, appunto, direi familiare per riflettere su temi comunque non da poco. Noi abbiamo dato un titolo e un sottotitolo molto impegnativi. La nuova umanità è il titolo, percorsi di un risveglio interiore e planetario è il sottotitolo. Quindi essenzialmente il menù si incentra su tre concetti che io cercherò brevemente di approfondire, dopodiché con Carlo siamo d'accordo, potremo dialogare, quindi fare domande e chiaramente approfondire quello che vorrete. I tre concetti, i tre punti sono appunto questi. Perché parliamo di nuova umanità? Perché parliamo di un risveglio? E quali sono gli eventuali percorsi per favorire questo risveglio? Allora, innanzitutto, cari ragazzi, siccome a me piace, come si dice, intonare, no? Sapete, i cantanti prima di tutto intonano la voce, io credo che oggi prima di tutto bisognerebbe intonare i cuori in un modo piuttosto che in un altro, per affrontare qualunque tema, perché il tono generale fa pietà, il tono generale è depressivo, il tono generale che viene comunicato specialmente dal sistema della comunicazione globale, che è un sistema totalitario sostanzialmente, che informa, nel senso che dà forma alle menti degli uomini, i quali più delle volte non hanno alcuna altra fonte di informazione e quindi sono perfettamente conformati alla informazione totalitaria depressiva in cui siamo immersi, siamo purtroppo propensi al tono depresso. Tono depresso che può essere di varia natura, depressione disperata, depressione annoiata, depressione frenetica, famo de tutto, famo de qua, famo de là, famo niente, depressione comunicativa, tiri, tarara, tururu, tiri, mi piace, non mi piace, ah, oh, quello mi ha scritto questo, quella là, questa è depressione, depressione. Allora, cari ragazzi, per cercare di, io spero che dopo sta mezz'oretta, tre quarti, diciamo, il tono vibrazionale delle cellule del vostro corpo sia un po' modificato, perché poi noi stiamo qua per cercare sta meglio, no? Almeno io, non so voi, a me non ne frega niente della cultura, non ne frega niente in senso astratto, io sono ancorato alla vita come un animale, mi interessa la vita e basta. Il mio maestro, che qui vedo celebrato, no? Diceva: io sono venuto per darvi la vita e darvela in abbondanza. Quindi o questo o non mi interessa. Non c'ho tempo, anche perché, capite, stiamo qua un quarto d'ora, poi tutti sotto la collina, Quindi cerchiamo di giocarcela bene, perché è breve, è rapido. Poi uno si sveglia dall'altra parte e te trova uno così che gli dice: ma che cacchio hai fatto tutta la vita? Mo te la faccio rivedere. Te fa rivedere il film e tu guardi, dico: Dio,
se avessi saputo che qui alla fine tre cose contano, due, essenzialmente due, conoscenza e amore, basta, tutto, saremo valutati su questo, quanto ha imparato, quanto ha imparato la madre, basta, tutto il resto perdita di tempo, potevi non farlo, hai sprecato tempo, e mo che fanno? Ripeti l'anno, se te va bene. Nella tradizione orientale ti rimandano qua, diciamo, sta lezione l'hai capita poco, però non ti preoccupa, ripeti l'anno, oppure studi d'estate, no? Ti portano in quello che noi abbiamo chiamato purgatorio, dove diciamo ti prepari prima di rifare l'anno, perché è inutile che se te prepari o rifai e ricaschi pure, no, prima ti prepari un po' e poi ritorni, oppure vai in paradiso, cioè vai in una condizione finalmente un po' più illuminata. Quindi io spero che dopo un'oretta un po' ste cellule della vita, cioè la vita, sia un po' potenziata. Quindi inizieremo con alcune parole che ci aiutano a entrare in una tonalità diversa, in una tonalità emotiva diversa. La prima parola è semplice e dice: siate consapevoli del momento. La parola. Chi oggi è consapevole del momento difficile? Cioè, che cosa sta succedendo sul pianeta Terra? Che cosa mi sta succedendo? Perché sembra che tutto va un po' alla malora? Che sta succedendo? Ecco, siate consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno. Perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Non potevo non citare San Paolo in una libreria paoline. Questo è San Paolo, la lettera ai Romani, che in pratica vuole dire sveglia! Lo diceva allora, vale pure ora. Ci dobbiamo svegliare, dobbiamo contrastare l'onda di smemoratezza, di demenza collettiva nella quale siamo immersi, e con uno sforzo costante come quello dei salmoni andare controcorrente. Controcorrente. Oggi svegliarsi vuol dire andare controcorrente, e andare controcorrente, ragazzi, richiede una certa energia, perché se sei fiacco e debole la corrente ti porta dove vuole lei. E dove vuole che vai? Alle fogne, alla fogna. Noi siamo già, e guardate la comunicazione di massa, i contenuti, lo spirito, la qualità spesso estetica, beh, fogna, va bene, direi una metafora pertinente, no? Ok? L'ultima opera di Catalan, grande artista, citazionista, molto divertente, un po' estremo, che provoca ogni volta che fa un'opera, crea polemiche in tutto il mondo. L'ultima opera è questa, è un cesso, proprio un water, tutto d'oro, e lui l'ha chiamata America. Questa è l'opera, senza parole, però è interessante, eh? Un water d'oro, intitolato America. Carina, no? Provocatorio, provocherà sempre, però insomma. Quindi, in questo spirito, pian pianino le energie salgono, piano, ragazzi, purtroppo le energie fanno fatica a salire, perché le cellule, le energie, chiamatevela come vi pare, le emozioni, le nostre, sono appesantite, quindi noi facciamo fatica a sollevare l'anima, no? Facciamo fatica, Salmo 85, che tutti voi conoscete a memoria, spero in latino, no? Letifica animam meam domine quoniam ad te animam meam levami, e dice rallegra la mia anima, letifica, rendimela lieta, perché io la sto sollevando verso di te, che non va interpretata in un senso morale ma in un senso fisico, cioè se te elevi, le vibrazioni elevano, ti rallegri. Noi siamo tristi perché siamo giù nella pece mentale, e andare contro questo è una fatica, è un lavoro, ci vogliono strumenti.
Detto tutto questo, allora, tornando a noi, tre punti. Perché parliamo di nuova umanità? Perché associamo a questo un risveglio? E quali possono essere eventuali percorsi? E il titolo e il sottotitolo. Allora, sarò non sintetico, ma sintetico al 100%. Come diceva Carlo, noi abbiamo fondato una collana nel 2004 esattamente per articolare le risposte fondate a queste domande. Per rispondere fondatamente a queste domande, finora abbiamo pubblicato 16 volumi, di cui una decina miei. Quindi, capite che voglio dire, sarò molto sintetico. Poi, i pochi pazzi che saranno incuriositi e vorranno approfondire, compreranno l'intera collana dalle Paoline, che sono tutte contente, vedi, col 25% di sconto. Quindi farete anche un buon affare. Tra l'altro, un buon affare di sicuro come contenuto, perché li ho scritti io o li ho scelti io. Quindi li ho scelti con un criterio rigidissimo, credetemi, ma proprio con voi. Vabbè, perché parliamo di nuova umanità? Beh, parliamo di nuova umanità essenzialmente in quanto la struttura di mondo organizzato sulla vecchia umanità, sull'umanità che finora ha dominato il mondo nella sua storia, è giunta al collasso, è giunta alla fine, al termine. Vive una crisi che io amo definire appunto terminale, una malattia terminale. Questo naturalmente lo sapete, è la cronaca quotidiana trasmessa dai telegiornali, che non è che lo dicono i profeti oggi, no? Lo dicono i produttori televisivi, tu accendi il televisore e ti danno ogni giorno notizie sostanzialmente apocalittiche. Il clima si sta sfasciando, tra un po' intere città saranno ricoperte, qua ci sta i tropici, no? Ci abbiamo le zanzare a gennaio, quindi lo sappiamo, le disuguaglianze economiche e sociali sono ormai paranoidi, quest'anno l'1% della popolazione possiederà il 50% dei beni della terra, lo sapete, queste cose le sappiamo, per cui non ne parlerò oggi. Non voglio parlare oggi dei caratteri, diciamo, climatici, ambientali, politici, economici, sociali di questo collasso, perché sono, ripeto, abbastanza noti, mai sufficientemente, cioè vi posso garantire che se poi uno approfondisce meglio i contenuti di queste crisi si rende conto che sono molto più gravi di quello che viene comunicato poi dai TG. La situazione economica, la situazione sociale reale è molto peggiore di quello che viene detto. Il non dire, cioè il non approfondire seriamente i temi fa parte del gioco, Comunque, non voglio dire questo oggi, non posso approfondire. Quello che invece vorrei solamente un momento approfondire è quella che chiamerei dimensione personale, psicologico-esistenziale, emotiva della crisi, cioè quella che ognuno di noi patisce nel quotidiano del proprio cuore, il più delle volte in solitudine, perché non c'è linguaggio in realtà, non se ne parla. Cioè, voi potete avere decine e decine di ore settimanali su temi economici, no? Te fanno una trasmissione al giorno sulle pensioni, che per carità non è che voglio dire che non siano un problema, l'ho detto prima, sono un aspetto grave del problema, ma non sono il più grave, secondo me. Il più grave è uno sfaldamento psicologico esistenziale, uno sfasciamento interiore, di cui invece non si parla mai. Io che faccio questo lavoro, in fondo da tutta la vita, di ascoltare le persone che vengono da me
normalmente per dire quello che realmente sentono, ho un polso molto diverso della situazione. Nei nostri gruppi possono venire e vengono persone, per dire, socialmente molto diverse. Nei nostri gruppi possiamo avere il disoccupato, la lavoratrice precaria a 500 euro se gli va bene, o il giornalista della RAI a 7.000 euro al mese garantiti per tutta la vita. Ebbene, sotto questa cosa che non voglio sottovalutare, esiste questa differenza, ma sotto c'è qualche cosa di comune che è molto più pesante. Come la potremmo dire? Beh, in tanti modi. Una sorta di perdita radicale del senso del senso. Una perdita radicale della percezione che sussista un senso a qualunque cosa. Questa cosa non è che le persone la sanno dire così. Normalmente quelle che vengono da me o che vanno lo soffrono, ma non lo sanno dire, sanno solo che stanno molto male, stanno male al lavoro, stanno male in famiglia, stanno male con il fidanzato, stanno male con i figli, stanno molto male, non sanno dove sbattere la testa perché ovunque vanno stanno male. Allora voglio leggervi una pagina, qualche riga, di una studiosa molto interessante citata da Boff, Leonardo Boff, un teologo della liberazione che ha scritto un libro interessante che si chiama Il Tao della liberazione ultimamente, e scrive: viviamo in una realtà che tutto è fuorché normale. Le minacce presenti sono qualitativamente diverse rispetto a quelle di ogni altra epoca della storia umana. Ecco il momento, la singolarità mai tematizzata a fondo. Mai. Nessuno ci spiega bene che sta succedendo, perché questo è un tempo così singolare, perché parliamo di crisi antropologica, che vuol dire? Tutti lo dicono, ma io non sento spiegazioni, ecco perché purtroppo ci siamo dovuti anche mettere a fare una collana per cercare di spiegare di che parliamo, perché questo è un punto cruciale. Se non capiamo che cosa sta succedendo, non sapremo minimamente come intervenirvi. Mesi, che è una studiosa, Johanna Mesi, rileva che fino alla fine del XX secolo, fino a ieri, ogni generazione ha vissuto con l'intima certezza che altre generazioni sarebbero seguite. Intima certezza naturale. Quali che fossero le avversità o le minacce alla sopravvivenza individuale, rimaneva l'assoluta certezza che altre generazioni sarebbero venute a calpestare la terra, almeno finché il creatore non avesse deciso altrimenti. Quella certezza non c'è più. È questa perdita la realtà psicologica centrale della nostra epoca, la perdita della certezza del futuro. Questa pena genera una paura così forte che è più opportuna chiamarla terrore o sgomento. Non a caso noi viviamo, almeno dal 2001, nell'epoca del terrorismo, del terrore. Il terrore diventa il clima ordinario delle città, delle nostre città. Non basta, non serve più andare a Baghdad. Il terrore è Bruxelles, Milano, Parigi, New York, qualunque luogo. Eppure non si parla mai di questa realtà. È troppo doloroso. Ci rifugiamo invece nella negazione. Quei segnali di pericolo che dovrebbero attirare la nostra attenzione, farci raccogliere le forze e spingerci all'azione collettiva, sortiscono invece l'effetto opposto, ci fanno desiderare di chiudere gli occhi e occuparci di qualche altra cosa. Ed è esattamente la grande strategia della distrazione. Ci convincono attraverso sottili messaggi, talvolta grossolani, talvolta sottili, che tu non puoi fare niente, non c'è niente da fare. Ti dicono, sì, guarda, sta andando tutta la rovina, te lo dicono, anzi te lo ripetono, però poi ti dicono anche, guarda, non c'è niente da fare, quindi
comprati un'altra macchina. Fatti un viaggio alle Maldive. Sì, il mondo sta crollando, c'è il terrorismo, magari ti sgozzano, no? Poi, pagina dopo, vai a Dubai, non so, vai in una spiaggia di tunisina, no? Pagherai il 30% di meno, compresa la bara. Quella gratis. Quindi la pazzia è evidente, no? È chiaro che è evidente, è chiaro. Cioè, siamo appunto talmente obnubilati che non ci rendiamo nemmeno conto che è tutto pazzo, pazzo. Una grande psicoanalista francese ha scritto nel 2012 un libro che si chiama L'uomo di sabbia, si chiama Catherine Ternink, lei, che dice: ci sono voluti anni perché mi arrendessi all'evidenza. Il suolo umano, il suolo, si era impoverito, era diventato anemico, friabile, inconsistente, mancava sotto i piedi. Il suolo umano stava perdendo il suo humus, virava verso la sabbia. Stiamo diventando uomini di sabbia. Ok? Ecco perché parliamo di una nuova umanità. La nuova umanità è un evento in atto, la nuova umanità, l'insurrezione, la nascita di questa nuova umanità, anche se non ce ne accorgiamo ancora, è già il tempo che viviamo, anche se per ora viviamo preeminentemente questo sfaldamento terribile della vecchia. Perché non abbiamo ancora creato un linguaggio, una cultura e quindi dei canali di comunicazione e di aggregazione specialmente capaci di diventare più visibili. Ma quello che sto dicendo lo sapete tutti. Lo sapete tutti. Lo sappiamo sempre. Ma non abbiamo ancora costruito un linguaggio comune, una cultura per cui la vecchia cultura domina incontrastata, sostanzialmente incontrastata. E il contrasto è dato solo dal dolore. Cioè in questi anni, secondo me, l'opposizione è stata il dolore. L'opposizione a questo sistema paranoico non si è manifestata né culturalmente né politicamente, l'abbiamo vissuta come dolore. Ma verrà il tempo in cui il dolore feconderà parole, darà vita a parole nuove, darà vita a cultura nuova. Non, questo è sicuro. Bisognerà vedere quanto dovremo patire, fino a che punto dovremo arrivare. Ma è sicuro che questo accadrà, perché l'uomo è un'entità straordinaria, dotato di una potenza mostruosa, non si fa distruggere facilmente. Passa epoche durissime, può passare epoche molto dure, ma poi trova una via, no? Come i pini, le piante che nascono sui tetti genovesi, non so, della Liguria. Io ho visto delle piante nascere su un terreno, un pezzo di terra così tra una tegola e l'altra. La vita ha una potenza mostruosa. Quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, perché parliamo di risveglio? Perché associamo all'idea dell'emersione di una nuova umanità il concetto di risveglio? Potremmo dire che ne so, semplicemente rivoluzione, si è detto per secoli rivoluzione. La nuova umanità sorgerà per rivoluzione, il che è anche vero. Però noi abbiamo usato risveglio. Beh, io credo che ci stiamo rendendo conto, tutti, anche qui a livelli a macchia di leopardo, no? Che questo passaggio di umanità, l'emersione di una umanità che potremmo definire in tanti modi, potremmo dirla più relazionale, cioè più consapevole che siamo esseri in relazione, non siamo chiusi, non siamo automobili o scatolette di carne scadenti a breve, quindi chiuse, inserrate nel terrore della morte. Ci stiamo rendendo sempre più conto, in vari livelli artistici, psicologici, filosofici, anche fisici, della fisica teorica, che l'essere umano e tutta la realtà è molto più correlata, molto più interrelata.
ma non siamo ancora molto capaci di vivere come soggetti interrelati. Anche voi adesso, noi adesso, la nostra mente è tendenzialmente egocentrata. Per passare ad una mente più consapevole del fatto che non siamo chiusi dentro questa scatola e che questo che io sto dicendo vi arriva perché c'è tra noi un campo reale che supera i nostri apparenti schermi divisori, che ci sono, ma sono un livello della realtà e non sono il più alto. Quindi, per passare a questa forma, chiamiamola nuova di umanità, c'è bisogno di un risveglio interiore, cioè non bastano cambiamenti esterni, ci vorranno, ma non saranno quelli l'inizio. Dobbiamo continuamente educarci ad una esperienza più relazionale del nostro io. E questa la potremmo chiamare un risveglio. Quest'idea del risveglio è antica come l'uomo. Eraclito, per dire, alle origini della filosofia occidentale, diceva sostanzialmente che gli uomini dormono, tutti dormono, tutti dormono. Platone diceva, no, sono tutti dentro una caverna, guardano il fondo della caverna, guardano le ombre della realtà che si muovono sul fondo della caverna e non lo sanno, dormono, un brutto sogno, bisogna svegliarli. No, Platone dice, poi qualcuno se ne accorge, si gira la svolta, la conversione, si rovescia, incomincia a guardare verso l'uscita, esce, scopre che c'è il sole, scopre che ci sono le cose vere, che sono molto più belle delle ombre proiettate in fondo alla grotta, e pieno di gioia torna nella grotta per dirlo ai fratelli. Ragazzi, guardate che c'è il mondo di fuori, andiamosene, questa è un'ipnosi, svegliamoci. Quindi non è una novità. Sembra che questa necessità di un risveglio oggi diventi come una necessità biologica di sopravvivenza della specie. Cioè non è più soltanto qualcosa che qualche illuminato deve fare, ha sempre fatto, ma è come se l'intera umanità fosse come spinta dalla necessità, cioè dal tracollo di intero sistema di mondo e di mente, fosse spinta a un salto di coscienza, a un risveglio, o a mettersi in quella direzione, perché non c'è alternative, perché l'alternativa è la morte, evidente, la pazzia, la disperazione, la mancanza di senso, il disagio psichico, tutti poi gli effetti che arrivano a catena. L'incapacità di immaginare una politica, un'economia umana, lo sfascio delle istituzioni antropologiche, famiglia, chiesa, Stato, democrazia, sanità, scuola, università, esempio. Ma che cosa regge oggi? Che cosa ha un senso costruttivo e vitale? Nulla. È tutto, tutto, tutto incenerito, tutte le persone che ci vivono dentro, tutti noi, anche con le migliori intenzioni, patiscono questa mancanza di senso vitale delle strutture. Quindi questa pressione ci spinge come un forcipe, direi, ci spinge a nascere come un forcipe. E questo è, diciamo, il bisogno del risveglio. Ancora Boff, per esempio, nel suo libro scrive: in ultima analisi, un mutamento nella nostra visione del cosmo, che di questo si tratta, no? Si tratta di incominciare a sperimentare in modo più realistico la nostra posizione nel cosmo, non solo sulla Terra. E ragazzi belli, noi stiamo nel cosmo ora, oltre a essere qui nella bella libreria delle Paoline a Terni, siamo anche sul pianetino Terra, all'interno del sistema solare, in questo momento.
ok? E giriamo, giriamo come pazzi intorno a questa stella di media dimensione che abbiamo chiamato il Sole, che è una delle 200 miliardi di stelle che compongono la nostra galassia. In questo momento stiamo viaggiando, e questa galassia che contiene 200 miliardi di stelle come il Sole, intorno al quale noi puntino ruotiamo e crediamo di fare chissà che, questa galassia fa parte delle 100 miliardi di galassie che finora abbiamo individuato nell'universo. Un universo che probabilmente è uno di infiniti universi che potrebbero essere prodotti, secondo le attuali ricerche cosmologiche, simultaneamente da una metamatrice cosmica che produce universi in contemporanea, e stanno tutti qua, solo che sono su altre dimensioni, tutti qua, morti, vivi, gli altri mondi, tutto qua. Carino, eh? Allora dobbiamo un pochettino cambiare la prospettiva mentale, chiaro? Perché noi siamo ancora tolemaici, noi crediamo ancora di essere al centro dell'universo, non solo, Terni al centro dell'universo, questa libreria delle Paoline è il centro dell'universo, io sono al centro dell'universo. Vi do una bella notizia, non è così, o meglio, come direbbe il vecchio Giordano Bruno, può darsi che io sia al centro dell'universo, ma di un universo allora in cui in ogni punto siamo al centro. Quindi dobbiamo pensare le cose in una maniera un po' più complessa. Quindi, un mutamento nella nostra visione del cosmo richiede un'autentica rivoluzione del pensiero, una svolta interiore, una conversione profonda, conversione, traduzione impropria della parola greca metanoia, che vuol dire cambiare la mente, mentre noi col concetto di conversione abbiamo tradotto il cambiare la mente in un concetto molto morale. La conversione lo intendiamo in senso esclusivamente morale, ma non è morale. La metanoia è un cambiamento di stato dell'essere, anche secondo la fede cristiana. Un battesimo dovrebbe cambiare, per chi ci crede, la struttura ontologica della persona, cioè praticamente diventi un altro essere o nuova creatura, dice sempre San Paolo. Nuova creatura, creata ex nihilo, dalla morte della vecchia. Battesimo, morte, acqua, tomba, Efrem il Siro, il battesimo è una tomba. Ok? Tutto da riscoprire, eh? Tutto dimenticato, tutto tradotto in moralismi, ideologismi, no? Essere cristiano, sei ridotto al follet di, devi essere un po' più buono, un bravo ragazzo. Ma chi l'ha detto? I cristiani sono uomini pericolosissimi, dovrebbero essere tenuti ai margini delle società, temuti, perseguitati, come il maestro, possibilmente ammazzati, tanto pericolosi dovrebbero essere, come lui ha detto e come lui ha profetato per i suoi discepoli, come grande gioia, meno male, è buon segno, se no vuol dire che stai a dire le cose che già sanno tutti. Se il mondo ti dice, oh quanto è bravo, quanto è bravo, quanto è bravo, quanto è bravo, brutto segno, molto brutto. Questo vabbè, il cattolicesimo ci dovrebbe riflettere non tanto, un paio di secoli. Quindi deve fondamentalmente, dice Poff, riorientare il nostro modo di essere al mondo. Niente di meno, riorientare il nostro modo di essere al mondo. Il nostro modo di relazionarci alle altre creature e la nostra comprensione dello stesso cambiamento. Cioè dobbiamo capire meglio che cosa vuol dire cambiare, che cosa sta cambiando, che cosa io sto cambiando e come farlo. E qui veniamo al terzo punto e ultimo. Come fare? Cioè, ok, abbiamo capito, c'è una grande crisi antropologica nella quale molti di noi stanno anche abbastanza maluccio, no? Sentiamo tante problematiche. Per uscirne evidentemente non basta un cambiamento esterno, che pure serve, ma è importante un cambiamento profondo della mente, del cuore, passaggio di umanità, un risveglio che ci faccia uscire da una serie di idee di noi stessi, del mondo, della realtà, degli altri, anche di Dio, che sono un po' una gabbia, sono limitate,
non funzionano più, non sono sufficienti. Allora la terza questione e ultima è quella che è relativa ai percorsi. Abbiamo detto percorsi di un risveglio. Quali percorsi? Come possiamo favorire, se possiamo farlo, questo salto di coscienza, questo risveglio personale che diventa anche poi storico, come diceva Carlo, attraverso una graduale proliferazione che è già in atto e sarà sempre più in atto, nonostante tutto, della nuova coscienza. Ebbene, io credo che questo è un punto centrale. Io credo che dobbiamo sviluppare, potremmo dire, una nuova pedagogia dell'umanità relazionale. Cioè, come si diventa più relazionali? A tutti i livelli. Come si aiuta un bambino a pensarsi in una maniera più cosmica? Come si aiuta il bambino a dilatare la sua coscienza? Noi non lo sappiamo, perché le forme educative, pedagogiche, finora preminenti, sono state finalizzate preminentemente, non esclusivamente, sempre in parte, ma preminentemente, a costituire delle egoità competitive, individualistiche, molto chiuse in sé, anche semplicemente nel rapporto con i compagni. Io mi ricordo la mia professoressa, pace all'anima sua, bravissima, professoressa di greco e di latino al liceo, che quando portava i compiti, no, in classe, iniziava dal fondo, era un gioco al massacro. Iniziava, siccome lei dava voti, non so, uno meno, è come il mercante in fiera, che avete vedere, la batteria poi durava a lungo, durava un quarto d'ora, andava calma, andava calma, fin quando non c'era il passaggio di soglia del 6, che erano pochissimi. Noi eravamo tipo 25, 20 sotto il 6. Erano prove di greco, di latino, terribili, terribili. È chiaro che una struttura anche così, lei era bravissima, tra l'altro era di una precisione che uno non gli voleva di niente, te metteva due meno meno, era due meno meno, non, era onesta, stava là, io penso, giorni interi per computare con precisione matematica il più e il meno che te dava. Era veramente onesta, non gli si può dire di niente, però certo capite bene che non è che sviluppa una coscienza molto relazionale, no? Non è che sviluppa una coscienza molto collaborativa, cioè competizione assoluta, no? Mos tua, vita mea, no? Ha superato il 6. Io ogni tanto ho avuto grandi soddisfazioni, ero l'ultimo. Guzzi 9. Altro che segna gol, era proprio la soddisfazione proprio che ti veniva dal cuore, ecco. Però se dobbiamo sviluppare una coscienza un po' più relazionale, che vuol dire, per esempio? Vuol dire che il mio bene non può essere separato dal bene di questa signora qui, non posso seriamente pensarlo, cioè se lo penso faccio un errore logico, non è così, il bene è comune. Se io penso di arricchirmi disinteressandomi per 100 anni dell'Africa e sfruttarne i beni come abbiamo fatto, senza molti scrupoli, dopo un po' l'Africa verrà qua, me la trovo a casa. E non è carino. Però che poi da me, se avessi sviluppato una coscienza più relazionale, dovresti capire che l'Africa sei anche tu. Se non ti occupi dell'Africa, non ti occupi di una parte di te, e quella parte di te, come accade a livello psicologico, se la rimuovi, la rimozione dell'ombra, quella poi emerge, e quando emerge è brutta. Mr. Hyde, che è l'ombra, se tu la reprimi per 20 anni, per 30 anni, la vuoi vedere, la comprimi, la chiudi nel magazzino, no? Poi c'è il film dell'orrore, non aprite quella porta. Perché se apri quella porta ne esce fuori uno scimmione molto incazzato, che te se magna, ciao! E alla fine sapete come va a finire? Semplice. Hyde uccide Jekyll, cioè se stesso. Quando l'ombra emerge violentemente, ci ammazza, ci travolge. Quindi, come si fa a educare
una umanità più relazionale. Questo è un enorme problema. Per questo noi nel nostro piccolo, senza nessuna illusione, perché io sono una persona estremamente pratica, quindi non mi faccio illusioni, abbiamo avviato la nostra sperimentazione, che ormai ha 18 anni, abbiamo 450 praticanti regolari, il percorso dura 7 anni, abbiamo gruppi territoriali, abbiamo gruppi in tutto il mondo, in Sud Corea, in Congo, cioè è una realtà consistente. E sulla base di questa io vi posso dire 2-3 cose, poi chiudo. Cioè, che cosa abbiamo imparato, se abbiamo imparato qualche cosa rispetto alla pedagogia dell'umanità nascente? Terzo punto, quali percorsi? Beh, quello che io ho imparato è che ognuno di noi oggi, in questa fase che abbiamo descritto, ha bisogno di varie cose per essere aiutato. Non solo di un elemento, ma perlomeno di 3 elementi che vanno messi insieme. Abbiamo bisogno, innanzitutto, come dicevamo, di capire meglio quello che sta succedendo, cioè di una cultura della trasformazione, di un'interpretazione profetica, ma fondata, ragazzi, non solo paroline così, va tutto bene, dobbiamo essere ottimisti, la speranza, non basta, devono essere cose motivate, cioè io devo potervi spiegare razionalmente in che senso questo tempo, pur così duro, porta con sé delle vere, concrete potenzialità evolutive. Dove sono le potenzialità evolutive in internet? Dove sono le potenzialità evolutive nell'arte, nella fisica, nella psicologia? Campo per campo con competenza specifica, cioè una cultura, un discorso. Noi abbiamo bisogno di un altro discorso rispetto a quello che domina, che è un discorso dell'insensatezza, un discorso della disperazione. Quindi, questo è il primo elemento, maggiore conoscenza del mondo e della sua storia, per capire meglio dove ci troviamo e quali possono essere le direzioni evolutive concrete possibili. Quindi un enorme lavoro culturale, creativo, culturale, di pensiero, ma anche di comunicazione. Bisogna inventare delle forme comunicative in cui dire questo in modo nuovo. Ecco i gruppi, ecco la radio, la televisione, ho lavorato in radio per 13 anni, ho fatto grandi trasmissioni di dialogo col pubblico, il 3131, se qualche persona ancora se lo ricorda, si può fare, cioè, la mia esperienza è che si possono tematizzare cose anche così complesse ad un pubblico di massa. Io avevo 800.000 ascoltatori al giorno alle 10:30 della mattina su Radio 2, tutti i giorni. Questo vuol dire che è vero quello che dicevamo, ed era anche 20 anni fa. Cioè, noi siamo pronti, l'umanità è molto più avanti delle elite che la dominano. Diciamo, la coscienza media è più avanti di come veniamo rappresentati, anche la maggior parte dei libri che stanno qui, a parte la collana mia. Ma veramente! Lo dico piangendo, non dovrebbe essere così, è un peccato, ma la maggior parte dei libri che sono scritti non sono libri, sono non libri, bisogna intenderci su cosa si intende per libro. Per me il libro è un passo decisivo nello sviluppo della cultura di un popolo, la maggior parte non sono questo, sono pubblicazioni, svago, non so come dire, non fa parte della cultura, sarà un'industria, ma non è la cultura. Quindi questo è il primo elemento, fondamentale. Secondo elemento, quindi primo elemento è conoscenza, maggiore conoscenza del mondo e della storia del mondo, di quello che ci sta accadendo, chiavi di interpretazione adeguate, convincenti, credibili, dei volti critici che incontriamo nella nostra vita, dal mondo del lavoro, al mondo della chiesa, al mondo delle spiritualità nuove, al mondo della medicina, specialmente della sanità, di come veniamo curati o uccisi, spesso più che curati, dalla struttura medica tecnica dominante, o perlomeno tormentati, spesso, anche curati, io non ho una visione fondamentalistica, però certamente le cose sono arrivate anche lì a un limite, insomma, no? Il secondo elemento fondamentale è capire molto meglio, e anche qui
one by one. Io, in che modo remo contro? Mi remo contro. Perché quello che abbiamo detto è tanto carino, no? Siamo tutti d'accordo, ma non è per un tubo. Una parte di noi è d'accordo, vorrebbe cambiare, gli piace tanto, io relazionale, no? Come carino, cosmico, ok. Ma un'altra parte di noi, che potremmo assommare ad una piccola parte, non so, il 99,99%, non ci pensa per niente, non vuole, è terrorizzato. Per le sue antiche paure, le sue antiche ferite, l'infanzia, la famiglia, abbiamo imparato a chiuderci, abbiamo imparato a difenderci separandoci, abbiamo imparato a difenderci fingendo e fingendo. Come stai? Bene? Come stai? Tutto bene? Tutto bene? E dai, ma dove sta? Tutto bene? A me quando mi dicono tutto bene, mi fermo e dico tutto bene? Pensaci meglio, poi mi rispondi. Pensaci meglio, come va? Ah, beh, no. Va bene, abbastanza bene, ok. Carmine. Quindi abbiamo imparato ognuno di noi a chiuderci, a bloccare il cambiamento. Cioè, quel sistema di mondo che abbiamo descritto prima, siamo anche noi, ce l'abbiamo anche noi. Anche noi abbiamo una parte molto forte, egoica, inerte, no? Pesante, disperata, e quindi questa parte, questa cosa va elaborata. Cioè il secondo livello è un lavoro continuo di maggiore conoscenza di sé. Dobbiamo conoscere molto meglio queste nostre difese per indebolirle. Quindi un lavoro autoconoscitivo, conoscenza del mondo e della sua storia, conoscenza di sé, dei propri meccanismi. Come funziona la mia mente? In Occidente noi, per tanti versi, abbiamo delegato o alla ricerca filosofica pura questa domanda, per esempio la fenomenologia, ancora nel Novecento si interroga sulla natura della coscienza, ma non ne abbiamo fatto una pratica, non ne abbiamo sviluppato a fondo delle pratiche ordinarie per tutti, perché non è che possiamo tutti essere Husserl, no? È difficile anche solo capire che cosa dice Husserl. Devi essere un filosofo tecnico per capire, e non basta, perché tu puoi capire quello che dice Husserl, però non ne fai nulla di utile per te, non lo trasformi in una pratica di vera trasformazione mentale. E qui passiamo al terzo livello, quindi conoscenza del mondo e della sua storia, conoscenza di sé più profonda, terza dimensione, pratiche interiori, in cui giorno dopo giorno fare già subito una qualche esperienza del mio io trans-egoico. Sarà piccola, ma sarà vera però. Pratiche di meditazione, pratiche di contemplazione per chi è credente. Contemplazione cristiana, voglio dire, ci sono varie tecniche. Ma cosa voglio dire? Se tutto questo discorso che ho fatto non diventa anche una piccola ma molto concreta esperienza che io faccio anche oggi, che speranza ho di reggere a un confronto spaventoso come questo, che non sappiamo manco quanto durerà? Mica posso aspettare Godot, ecco la fine delle ideologie. Io non è che mi posso consolare pensando che magari fra due generazioni ci sarà più giustizia nel mondo, ma che ne frega a me? Cioè, onestamente, io lo spero con tutto il cuore, però credo che perché questo sia vero, in qualche misura già adesso un quanto di giustizia e di pace io lo possa già vivere. E questo solo la pratica interiore meditativa e contemplativa quotidiana, che diventi cioè una tua esperienza reale che si approfondisce, me lo può dare. L'integrazione, cioè questi tre livelli vanno integrati. Spesso noi ne viviamo delle parti, ma ne viviamo delle parti in modo separato, scisso. Ecco, io credo che noi dobbiamo
immaginare una pedagogia della umanità nascente che potrà essere poi modulata dall'asilo all'università. Questi piccoli tre criteri possono essere integrati in qualunque cammino formativo, nell'asilo fino alla formazione della vita consacrata, per dire, o della formazione di un medico. È possibile un medico del XXI secolo che non sa, che non si confronti con questi tre livelli? Ma chi ci metti in corsia? A chi, nelle mani di chi metti i corpi dolenti delle persone? Lo sappiamo. È inconcepibile, no? Che una persona che si cura, che si occupa del dolore degli uomini, del dolore fisico degli uomini, non abbia una formazione adeguata sul piano culturale, psicologico, interiore, non conosca le sue paure, non sappia elaborarle, non abbia dei luoghi di elaborazione, anche interni agli ospedali. E alle scuole, ne vogliamo parlare? Mettiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi nelle mani di uomini e di donne che, poverini, non è colpa loro, ma vivono il nostro tempo, sono disperati, sono disgraziati, spesso incavolati neri, frustrati, mal pagati, non capiscono più il senso di quello che fanno, se mai lo hanno percepito. E noi diamo il cuore palpitante dei nostri figli, che avrebbero bisogno di maestri e di maestre in mano, e poi ci meravigliamo che passino le loro nottate su internet, Dio solo sa vedere che, Dio, ma anche io, specialmente a una certa età, ormai si sa, no? Quindi diciamo che si preparano bene all'abominio in tutte le sue forme, ecco, vengono educati bene, e da piccoli, perché ormai ce l'hanno a 4 anni, a 5 anni, io sento storie inenarrabili, a 7, a 8 anni, c'è di tutto. Poi vanno a scuola e trovano persone sfiduciate, incavolate, inerti, inermi, che trasmettono loro per vie inconsce ulteriori pacchi di disperazione, di non senso, di disagio, eccetera, eccetera. Ok? Non va bene. Quindi noi dobbiamo capire questo e capire che questi elementi qui possono e dovranno essere inseriti in ogni percorso formativo nella società che auspichiamo di poter collaborare a creare, perché tutto questo, ragazzi, richiederà tempo, tempi imprevedibili. Quello che io posso auspicare e quello per cui vivo è, ripeto, anticiparli ora. Io non aspetto, non credo che si debba aspettare. Si può anche nel piccolo, certo devi rinunciare a molte cose, devi rinunciare, diciamo, ad alcuni parametri magari di successo del mondo. Probabilmente se io avessi seguito un'altra strada, non so dove potrei stare adesso, avevo certe qualità e capacità per cui magari sarei, non so, un direttore della RAI, magari sotto Prozac, oppure con altre, diciamo, attitudini compensatorie, ce ne sono tante. Invece sono, come dire, un giovane sessantenne molto 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 energizzato, insomma, sto molto forte, grazie a Dio, nella debolezza. San Paolo insegna, non è una forza che viene da noi, non viene dall'ego, l'ego è un poveraccio, l'ego è una funzione debole, una funzione anche illusoria. Dobbiamo imparare seriamente però questo, cioè non è più un discorso né morale né religioso, è un fatto proprio fisico, è una cosa che chiede di diventare esperienza fisica. Ecco, io vorrei concludere come ho cominciato questo discorso. Non so come vi sia arrivato, ma è un discorso di un entusiasmo assoluto, di una speranza assoluta. Questo è un tempo straordinario, questo tempo è straordinario. Io non cambierei questo tempo, ma con nessun altro al mondo mai. Mai, non esiste un momento, un anno, un'epoca della storia con la quale io cambierei questi anni qui. Sono anni duri, ma sono anni straordinari, sono anni di una svolta antropologica che capita una volta ogni 10.000 anni e noi siamo oltretutto chiamati a viverla con consapevolezza, sapendo di viverla e volendo compierla. Cioè dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo una svolta antropologica e dobbiamo volerla fare, perché altrimenti non accadrà. È la prima svolta antropologica che richiede la piena consapevolezza personale di ogni singola persona per compiersi. Quindi è un'epoca straordinaria e bellissima,
E quindi io non posso che augurarvi e augurarci di viverla sempre di più con questa consapevolezza e con questa energia che nasce dalla consapevolezza nuova. Auguri. Se ci sono, magari abbiamo un tempo per le domande, se ci sono delle domande, delle considerazioni, delle cose che vogliamo, grazie, che vogliamo condividere. Proposte, idee, obiezioni, questioni, penso che possa essere stimolante sfruttare anche l'opportunità di avere qui. Io volevo fare un'osservazione sul concetto di rinuncia, no? Che in realtà quando stai già in quella direzione, non rinunci, cioè quello che per gli altri è una rinuncia, per chi sta in quella situazione o si mette in quella situazione d'ascolto e di relazione, diciamo, amorosa del sacro della vita, è proprio rinuncia a una ricchezza il fatto di avere tutto un'altra direzione, cioè non è quello che è una citazione, però nella settima lettera Platone dice proprio questo, cioè la differenza tra un istinto filosofo e un filosofo era proprio in questo. Il istinto filosofo pensa di doversi sacrificare e non ce la fa, è quello vero, no, perché quello che piace agli altri proprio non lo sfiorano totalmente, no? Quindi un po' è questa la... cioè quindi è dire che come se servirebbe anche all'ambiente, perché si diventerebbe molto più fastidioso senza sforzo, perché certe cose proprio cadrebbero da sole, cioè perché c'è bisogno, cioè non c'è bisogno, cioè sarebbe proprio, perché il grande problema è il vero, sì, il rinnovamento interiore, ecco, vengono avanti interiore, se il mondo si consuma così, perché ce lo stanno consumando, perché ci rimane, cioè nella volontà essenziale, che è ricchezza estrema, quando poi non c'è più la terra, non c'è più l'acqua, non c'è più tutto, fai. Quindi, secondo me, ecco, forse bisogna ricominciare la rinuncia come voi, una rinuncia, come un acquisto. È tutto, come dire, a doppia faccia, no? Vedi da quale faccia, da quale punto di vista osservi il fenomeno. Allora, ciò che per il nostro assetto ordinario può apparire una rinuncia, dal punto di vista della dilatazione che viene conquistata, è non solo un guadagno, è imparagonabile, diciamo. Però siccome noi siamo, come dire, a double face, cioè c'è sempre la seduzione, c'è il cosiddetto già e non ancora nella tradizione cristiana, cioè c'è un già. Ed è per questo che ci capiamo quando facciamo questi discorsi, perché c'è già qualcosa in noi che sa questo. Ancora Platone direbbe l'anima queste cose le sa, le deve ricordare l'anamnesi, no? Ma le sa, perché le ha viste da qualche parte, non sappiamo dove. Però purtroppo c'è un pesantissimo non ancora. E questo non ancora, che ognuno poi la può interpretare come vuole, ma che è tutto il complesso di determinazioni, di condizionamenti, anche psicologici, che vengono dalla storia, dalla genetica, dalla storia familiare, dalla storia psicologica. Simone Weil dice queste parti sono diventate carne, sono diventate la mia carne, per cui liberarmene, lei dice, no, la metafora del pulire il giardino, non è così carina, perché si tratta di togliere delle cose che sono diventate carne, la mia carne, per cui il concetto di rinuncia come il concetto di ascesis o di ascesi, c'è in tutte le tradizioni, cioè il combattimento, non va sottovalutato, perché è reale, anche questo lo abbiamo completamente dimenticato, non c'è una pedagogia del combattimento. Abbiamo anche qui raccontato un po' il ballo, per certi versi, anche la psicologia rischia di dire un po' di balle, con un'idea troppo, insomma, come dire, ingenua e facile del cambiamento. Pensiero positivo, vogliamo cambiare, tutto carino un cavolo. Se lo fai sul serio, tutte le forze interne si scatenano contro,
ti viene il terrore, il panico, i dubbi, ma che stai a fare, stai a perdere tempo, fai pratica meditativa, prova a sedere sul serio tutti i giorni per mezz'ora. Le pratiche serie, questo lo sanno, il buddismo sa benissimo che sederti a fare una pratica meditativa vuol dire andare a fare un combattimento all'ultimo sangue. Decimaru, uno dei più grandi maestri in Zen del XX secolo, Taisen Decimaru, di cui è stato tradotto anche tre libri, con Baldini, diceva: tu quando ti siedi a fare meditazione entri nella tua tomba. Quindi non è carino. Poi sappiamo benissimo che entrare nella tomba, che sembra così brutto, è un luogo di libertà. Questo sì, tant'è vero che i primi monaci egiziani, da Sant'Antonio Abate in poi, andavano a vivere nei cimiteri e andavano a dormire nel tombo, ma non perché fossero lugubri o amassero, ma perché volevano dire esattamente questo: quello che per voi è vita, per me è morte. Quello che per voi è morte, per me è vita. Come diceva quel signore lì, chi vuole salvare la sua vita la perde, e chi la perderà per me, cioè nell'orizzonte della vera vita, guadagnerà la vita eterna, cioè la vita reale, la vita con me, la vita, diciamo, liberata dalle nostre angosce di morte. Quindi c'è, ok. Vediamo, altre domande? E poi se posso chiosare, come no? Sulla rinuncia, no? In fondo poi sì, è anche un senso delle priorità, per qualcuno rinuncia non è affatto. Però per essere infinitamente pratici effettivamente, no? Quanti di noi sono disposti a rinunciare a questo per un'ora durante una conferenza? Per essere bravo. Io sono disposto a rinunciarmi per una vita, per tutta la vita, infatti non ce l'ho. Quindi, come poi alla prova dei fatti, no? Bisogna essere molto concreti. La prossima vita ci penso. No, hai ragione. Ma per me, appunto, anche in questo caso, se vogliamo scendere nel banale, che non è tale, che io per esempio sono convinto, questo lo dico all'orecchio, tenete con le voi, perché sennò che non se ne sul basso quello che già consiglio. Io sono convinto, ragazzi, che questa tecnologia qui sia negativa. Io guardate che sono un tecnico, cioè non ho proprio nessuna preclusione, sono un tecnico da sempre. A 20 anni ho fatto una delle prime radio private di Roma, nel 76, e ho continuato a usare la tecnologia in modo proprio senza remore. I nostri gruppi sono tutti fisico-telematici, abbiamo creato un canale YouTube quando YouTube non ce l'aveva ancora nessuno, nel 2008 ho fatto un primo canale YouTube mio, cioè, non ho problemi con la tecnologia, però ho l'impressione che questa tecnologia qui dei cellulari, per come la stiamo organizzando, sia pericolosa, sia nociva e pericolosa. Credo che, spero, che verrà un po' cambiata. Adesso non voglio soffermarmi, ho analizzato a fondo quello che dico, ho motivi, io amo avere dei motivi poi discutibili, però non è che è solo un'idiosincrasia. Io credo che questa tecnologia andrà rivenuta nel suo uso e abuso. Credo che faccia male, non solo fisicamente, questo lo sappiamo, e le ricerche vengono puntate ormai da anni, lo sappiamo perché dicono che fa male e quindi non ce le fanno conoscere, e rinviano a tempo indeterminato la pubblicazione di queste ricerche che invece già ci sono e lo sappiamo. Poi l'entità del danno è da capire, ma che facciano male, che facciano male quanto più le vieni vicino, che facciano male specialmente ai crani dei bambini in formazione, sono cose che... ma non è tanto questo, secondo me fanno male proprio a quell'attitudine della mente che oggi dovrebbe concentrarsi molto per fare tutto quello che abbiamo detto, e che invece viene educata involontariamente ad una distrazione permanente e inconscia, che diventa talmente pervasiva che uno non se ne accorge più, che però non stai tutto qui, una parte di te sta là
E tra l'altro io vedo una degenerazione velocissima, ragazzi. L'altro giorno sono andato al Piccio a Roma, bellissima passeggiata, non so se conoscete, e ho notato, erano 2 o 3 mesi che non andavo in un luogo pubblico così grande, ho notato un passo, mi è sembrato di notare un passo in avanti in questo, cioè ho notato che specialmente diciamo un target sotto i 25, dai 25 in giù, questo strumento lo tiene permanentemente in mano, cioè non è più una presenza che perlomeno ce l'ho in tasca, no, in mano, permanentemente in mano, è un continuo, 30 secondi, massimo di interruzione. Dopodiché anche se sto potendo, anche se io ho visto 2 ragazzi, 18 anni, che stavano sotto un alberello, penso, per avere diciamo un momento di giusto piacere fisico, no? Ebbene, entrambi stavano così, uno dalla parte, uno dall'altra, dico ragazzi, che stava a vedere? Film porno? Ma fatelo, più divertente, non filmatelo perché poi va filmato, no? Quindi io su questa tecnologia ho delle fortissime perplessità, che non ho mai avuto e non ho mai, perché secondo me fa male. L'unica persona che ho trovato finora nel mondo che dice questo, non c'è nessuno, è Thich Nhat Hanh, non so se voi lo conoscete, un grande maestro vietnamita di buddismo della Vada, grandissimo maestro, adesso sta in Francia da tanti anni, purtroppo sta morendo, anziano. È l'unico che ha scritto chiaramente questo tipo di pensiero. Anche il tema di vedi, siamo tre. Vedi, piano, lo dimostriamo tre. E ci incontriamo su WhatsApp. Contraddizione! Vorrei chiedere una cosa, un chiarimento mio personale. E vado di risveglio. Volevo sapere se questo risveglio ha un collegamento con ciò che dice Cristo, morire per risuscitare. In questa terra però, non questa per risuscitare. Bello, che praticamente tu mi stai chiedendo una cosa molto complessa, nel senso che parte anche del lavoro che facciamo, lo stiamo nei nostri svolgiamo in un programma di 7 anni, proprio di cercare di capire quello che ti chiedi, cioè tutto quello che sta avvenendo, la svolta antropologica, il bisogno del risveglio, le nuove pratiche, ha a che fare col mistero di Cristo? Perché in fondo Cristo dice qualcosa di molto simile, ma se ha a che fare, in che modo ha a che fare, in che modo tutto questo in questa forma nuova in cui si presenta, antica e nuova, cambia anche le strutture della Chiesa, cioè del cristianesimo storico, come si inserisce all'interno del cristianesimo storico, per cui certo che per me il concetto di risveglio come passaggio di umanità ha a che fare con il mistero iniziatico cristico della morte e della risurrezione, certo, potrebbe che, però detto questo, mi viene da dire, capire come e perché fa parte del processo che stiamo vivendo. Non è chiaro, cioè detto in maniera diciamo un po' brutale, la mia impressione è che l'attuale pastorale delle chiese cristiane abbia non molto a che fare con ciò che sta accadendo. Non so se è un paradosso, cioè come dire, in parte ovviamente ha a che fare, io parlo del paradosso, dall'altra parte sono allievo di uno che i paradossi non usava senza scrupoli, quindi sono la giusta via. Questo rinnovamento dell'umanità che chiamiamo rispetto e che secondo me, questa è la mia opinione, è essenzialmente cristocentrico, non è altro che un'altra fase dell'iniziazione cristica del pianeta Terra, irrompe anche nella storia del cristianesimo come una bomba che sta facendo saltare per aria tanti involucri del cristianesimo storico. Ecco perché le chiese sono in profonda crisi e non riescono nemmeno a dire in modo nuovo questa cosa, e infatti la Chiesa Cattolica, come sai, si interroga
amaramente, aspramente, anche con conflitti interni mostruosi, su una nuova evangelizzazione. Che vuol dire? Perché ci si rende conto che il modo in cui oggi viene annunciato il Cristo sembra spesso ascoltare una canzone vecchia e anche brutta. E allora una canzone vecchia e brutta uno non la vuole sentire. Io, men che mai. Io ho bisogno di sentire una canzone bella e nuova. Allora, se tu però mi dici che mi porti una buona notizia e in realtà mi fai cascare le balle, quindi non solo io non avverto nessuna buona notizia ma sento un peso nel cuore, allora c'è un problema, eh? Quindi sì, ma risponderei alla tua domanda. Sì, certamente per me è così. Io credo oggi di aver parlato solamente di Cristo, esclusivamente di Cristo, e spero che lui abbia parlato, perché io sono profondamente convinto che lui sia lo spirito della nuova umanità. Quindi non è che io non ho un'idea di Cristo un pazzetto, Cristo sta qua, Cristo sta là. Cristo è, se esiste, se è vero quello che lui dice, è la verità del mio io, cioè quello che vuole nascere, è questa energia che vuole nascere, questa umanità che sta soffrendo, che vuole uscire, sta morendo, che vive una passione terribile, ma c'ha anche una potenza terribile di nascita. Ma il modo in cui questo mistero grandioso oggi viene incontrato, come lo incontriamo, è molto carente, molto problematico, talvolta addirittura conflittuale e contraddittorio. Questa è la storia antica. Per capire questo bisogna studiare gli ultimi 5 secoli, perché questo conflitto interno tra lo sviluppo, diciamo, anche cristico dell'umanità nella libertà e la Chiesa cattolica, l'apertura del grande conflitto che è la Riforma e tutto quello che ne è seguito come conflitto fra le culture moderne e la Chiesa cattolica, non è che le culture moderne avessero ragione del tutto e la Chiesa cattolica avesse tolto il tutto. Però è un dato di fatto che nel cuore cristico dell'Europa si è creato un divorzio, una scissione tra una tradizione cattolica che si costituisce come depositum di questa fede e culture moderne che in gran parte, nella parte evolutiva, portavano fermenti cristici, parlavano della libertà, parlavano della giustizia e volevano attuarla. Qui si è creato uno scisma interno al cristianesimo, all'Europa e al mondo, che anch'esso secondo me è arrivato alla fine. Adesso molto lentamente, faticosamente stiamo cercando, la Chiesa dal Concilio sta cercando di recuperare, no? La comprensione che nella modernità c'è anche da discernere un elemento cristico che appartiene a questa medesima tradizione. Quindi è un lavoro immenso questo. Risponde alla tua domanda. Allora, non è la sede dei suoi corsi. Io ho sempre detto, Marco è un apostolo, perché lei riesce a scuotere gli anni. E penso che questa è la lezione più forte. Noi siamo dei poveracci. Sì, proprio perché, guarda, a me piace molto questo. Che io ho incontrato l'Istituto San Paolo per caso. Nel 98 io ero in una delle crisi peggiori della mia vita, forse la peggiore in assoluto, crisi fisica e psichica radicale. Mollai tutto il lavoro, mollai la RAI, chiusi in camera, e non potevo far altro che lavorare a sta cosa. Stavo là 8-10 ore, ruppi tutti i rapporti editoriali che avevo con i Naudi, una grandissima crisi. In quel momento mi telefonò suor Nadia, che non conoscevo, delle Paoline, della Vincolina, mi chiama e mi dice, questo è ti dico come sta, ha qualcosa nel cassetto da pubblicare? Ora è molto raro in questo mondo che l'editore chiama l'autore per farti pubblicare. Da quel momento nacque questa storia di amicizia, che poi ha dato vita alla collana Crocevia e via di seguito. Ma io ho sempre percepito che questo incontro fosse un destino o una provvidenza. Cioè,
quello che io cerco di proporre è profondamente paolino, cioè profondamente legato allo spirito di Paolo, spirito libero, spirito laico. Paolo è uno che inizia la predicazione senza andare prima da Pietro, non prende l'incarico dalla Chiesa, prende l'incarico da Cristo risuscitato. Dopo 3 anni va a incontrare anche Pietro e ci parla duramente e alla pari, gli dice: non hai capito niente, c'è litiga, no? Quindi questo spirito libero, questa capacità di parlare alle genti, di tradurre, lui va ad Atene e cerca di parlare in greco, va dagli ebrei e cerca di farsi capire, non lo capiscono né questo né quello, la vita dell'apostolo è dura, però io credo che lo spirito di San Paolo sia molto legato a quello che cerchiamo di fare, la libertà, la ricerca, l'anteporre l'esperienza umana a qualunque sovrastruttura religiosa, che poi secondo me questo è il cristianesimo vero. Noi ci dimentichiamo che Cristo è stato ammazzato dai sacerdoti del suo tempo, non so se mi spiego, e secondo me questo è un archetipo, cioè non è una cosa che è accaduta solo a loro, è una cosa che accade sempre, cioè il Cristo, l'umanità nascente, viene sempre ammazzato dai sacerdoti del tempio, sempre, perché, no, Dostoevskij insegna, se Cristo venisse qua, dice Dostoevskij, ci sarebbe subito un cardinale che direbbe: ma che sei scemo, abbiamo organizzato il mondo a modo nostro, ma arrivi te e poi rompe tutto. Quindi ti ringrazio, nello spirito di Paolo accetto il complimento. No, io ho una domanda semplice, per avere una maggior consapevolezza appunto del mondo, della situazione, degli stessi, che percorso, perché poi c'è parecchia confusione in giro con tante, che percorso viene consigliato, viene prospettato in qualche modo? Questo, come diciamo, ci sono varie opzioni su questo piano oggi nel mondo. Certo. Allora, la prima differenza che secondo me, ne parlavamo prima anche con Carlo, la prima differenza che dovrebbe essere fatta è di qualità, cioè ci può essere un corso di yoga fatto da uno che non sa manco come si chiama e non sa fare quello che fa, no? Oggi fai un qualunque corso di formazione di yoga e dopo 4, 5, 6 anni ti diventi maestro di yoga, capisci? E Dio ce ne scappi, è libero. Quindi primo parametro è la qualità. Oppure invece puoi andare a fare una bella catechesi cristiana da gente che non sa manco come si chiama, che tutto è fuorché cristiano, non proprio non sa cosa vuol dire essere cristiano, niente di male, che però fa catechista. Fa il catechista, è ateo, perfettamente ateo, e fa il catechista. Quindi la prima cosa che io dico a tutti i ragazzi, scegliete qualunque cosa vogliate scegliere, cose di qualità. Questo implica un po' di studio, cioè cercare di capire, studiate da chi andate, che ha fatto, chi ha, chi sono i suoi maestri, se ha dei maestri. Io per esempio ho praticato lo yoga classico per 10 anni con una maestra che si chiama Giulia Gambrosier, che era allieva diretta di Gerard Blitz, che è stato uno dei più grandi yogi europei, belga, che era allievo di Krishnamacharya, che è il più grande yogi in assoluto del XX secolo, maestro di Iyengar, maestro di Gerard Blitz, maestro di suo figlio Desi Kachar, che è il grande yogin della devozione. Quindi cercate prima di tutto maestri di qualità, qualunque cosa vogliate fare. Vuoi fare il canto gregoriano? Vai da uno che sa cantare gregoriano. Questo è il primo livello. E qui, ragazzi, già è difficilissimo, perché per esempio tutto l'ambito psicologico, psicoterapeutico, è un calderone, una baraonda, il counselor, è una cosa dove c'è di tutto e di più. Purtroppo io vedo un livello terribile, pericoloso, poi per carità, fa due chiacchiere con qualcuno che ti ascolta e ti dice bravo, vabbè, sempre bene lo fa, siamo nelle condizioni che abbiamo detto, siamo male,
andiamo da chiunque, basta, paghiamo pure semplicemente per sentire uno che ce l'ha così. Capisco. Se poi uno psicanalista lacaniano c'ha la scusa che deve star zitto, quindi non ti dice proprio niente, se via i soldi, 45 è scaduto, se via 50 euro, 100 euro, ha detto una parola cadena, è il silenzio che parla, sì, non sempre. Quindi è molto difficile, cioè, trovare, e questo anche in ambito spirituale, sia cristiano che cattolico, che orientale, esoterico, c'è di tutto, quindi bisogna scegliere con attenzione. Questo è il primo livello, la qualità, dopodiché ci sono le opzioni personali, nel senso che uno alla fine, io vedo, stando in questo mondo anche qui da almeno 40 anni, che alla fine ci si aggrega un po' anche per sintonie, per simpatie, poi si cambia, cioè magari uno, credo, io ho fatto 10 anni con degli yoga per esempio, poi ho sentito che potevo continuare anche da solo, anche perché nella mia pratica, nei miei gruppi ci sono questi elementi meditativi. Poi Gerard Blitz in particolare ha sviluppato uno yoga profondamente meditativo, molto finalizzato, quindi posture pochissimo movimento. Infatti lui è morto monaco zen, iniziato da Taizen Deshimaru, quindi lui aveva questa propensione più zen, e io stavo bene in quello yoga, non stavo bene in altri yoga. Per il mio carattere, la mia formazione, la mia spiritualità, per esempio, uno yoga come quello che frequentò mia moglie per un certo tempo, in cui si facevano dei mantra in sanscrito, di devozione al maestro, come si chiama quello Sikh? Yogi Bhajan. Yogi Bhajan è il... Sì, però... Comunque, per me questo già sarebbe impossibile. Io non posso dire parole che non siano certe parole. Oppure, capisci che voglio dire? Quindi scegliere la qualità, scegliere quello che in quel momento ti serve e ti corrisponde di più. Questo io ti posso dire a livello, diciamo, panoramica. Dopodiché a livello pratico vieni ai gruppi. Cioè, come dire, non posso che pensare che quello che faccio abbia un senso da correggere, naturalmente, cioè non è un senso definito, è una ricerca. Però lui c'ha l'accademia e fa, ho visto tante proposte, cioè le proposte secondo me sono tante, no? Bisogna selezionare per qualità e selezionare per gusto, direi, perché poi le scelte sono alla fine anche le scelte di fede. Quando noi arriviamo nel nostro percorso alla fine, non alla fine, a un certo punto, al confronto con la fede, cioè in cosa decidere di credere, ci rendiamo conto che comunque devi decidere di credere, che comunque hai sempre già deciso di credere, anche se dici io non devo decidere, io non credo in niente, hai deciso di credere in questo, è sempre una decisione. Arrivati a quel punto ci rendiamo conto che la scelta di fede è un fatto veramente imponderabile. Perché uno sceglie una cosa, uno ne sceglie un'altra? Certo, io posso dare delle ragioni, ma non sono sufficienti, se no non sarebbe una scelta di fede, sarebbe una scelta di ragione. E se io studio profondamente anche la mia vita, oltre che la vita delle persone con cui lavoro da sempre, alla fine io direi parole tipo fascino, cioè cose che sembrerebbero le più assurde, che però sono alla fine quelle più convincenti. Ma perché uno se sceglie una donna invece di un'altra? A te piace, a me no. Per delle ragioni alla fine irrazionali, sovrarazionali, non lo so perché, non lo so, lo sento. Ecco. E io credo che la scelta di fede si muova alla fine in quest'orbita, Nel cristianesimo, come sai, questo mistero che resta tale viene interpretato come chiamata. Cioè nel cristianesimo tu ti fai cristiano e scegli di essere cristiano perché sei stato chiamato, quindi è una risposta, non è un'iniziativa, non è sei tu che prendi iniziativa.
cioè sei in qualche modo già chiamato, devi riconoscere di essere chiamato, no? Cristo di Caravaggio, la chiamata di Matteo, quando fa così non ci sono santi, no? Come fa Matteo? A me? No, grazie, cioè, normalmente la chiamata uno vorrebbe andarsi, no? Dice, no, perché senti subito che è un po' impegnativa, no? Ci metti un po' di tempo a capire che forse è anche positiva, no? La rinuncia a favore. All'inizio questa cosa, questa chiamata a vivere in pienezza, a rischiare, alla gioia, a rischiare tutto per qualcosa che non conosci, ma che ti chiama, ecco, è imponderabile, cioè non lo sai perché. Io nella mia vita ho fatto esperienza di persone, io dicevo, c'avevo una mia amica Corella morta, una grande poetessa, che si chiamava Giovanna Sicari, grande poetessa, coetanea mia, e io gli dicevo, perché lei aveva un sacco di dubbi, problemi, no? I poveri sono matti, però sono divertenti, e io gli dicevo, ma te tu sei cristiana carnalmente, tutto quello che dice è cristiano, anche se tu non lo vuoi, non lo sai, ma tu sei cristiana. E poi pian pianino lo riconosceva, perché è come un essere, che non è che uno poi capisce subito necessariamente, ci vuoi mettere il tempo, e anzi noi siamo in un tempo in cui questo diventa più difficile. Perché molte delle rappresentazioni del cristianesimo che abbiamo o abbiamo ricevuto sono fasulle, ci hanno corrotto il gusto, ci hanno fatto credere che il Cristo sia una cosa orrenda magari, noiosa, falsa, e quindi uno sana. E oggi siamo in un'epoca in cui ci sono dei ritorni, spesso da Oriente, ci sono tante persone che uscite, diciamo, dal cristianesimo per delusione, perché hanno incontrato cose che non capivano e non erano nemmeno accettabili, attraverso l'esperienza orientale, quindi una spiritualità più vissuta, più libera, più percepita, hanno ricontattato il mistero di Cristo con una novità, con una cosa, oh, ma fosse vero, capito? Deve tornare a essere così, ma fosse vero. Molto bello. Scusa, devo andare, vi ringrazio. Io penso che abbiamo, se non c'è altro di impellente, grazie, ciao, ci sentiamo. Se non c'è altro di... Tanto non finisce qui, perché poi ci sarà modo di invitare ancora Marco per altri momenti, anche di meditazione insieme, in realtà ne avevamo parlato prima, forse facciamo la meditazione, forse sì, forse no, poi magari la rimandiamo ad un altro momento, poi penso di coinvolgere Marco all'interno delle iniziative dell'Accademia, anche a livello proprio di lezioni nel percorso, nei percorsi, per cui, e di esperienze. Quindi se non c'è altro, io penso che per stasera possiamo chiudere qua. E grazie.